Buongiorno, sono qui con Christian, il fondatore di Conio. Con lui abbiamo già fatto un video insieme. Se non l'avete ancora visto, andatevelo a riprendere dove ci presenta cosa fa. Dato che lui è molto più esperto di me per quel che riguarda criptovalute e Bitcoin, oggi volevo chiedergli una domanda molto importante: perché il Bitcoin ha valore e perché potrebbe essere un buon investimento? Bene, allora non è una domanda facile perché in realtà nessuno può con precisione andare a prevedere il futuro, però ci sono alcuni elementi che secondo me vale la pena di conoscere perché possono magari aiutare a fare il ragionamento. Allora, innanzitutto il Bitcoin ha valore perché è un bene scarso, ha un effetto rarità, ovvero in assoluto nel mondo ci sarà al massimo 21 milioni di Bitcoin. Nel mondo, il che vuol dire che a seconda di come andrà la domanda e quanti lo vorranno comprare, verrà determinato il prezzo. Quindi, se la domanda sarà molto alta, il prezzo sarà alto, se la domanda scende, il prezzo si abbasserà. La cosa in particolare nel Bitcoin, che è una moneta digitale, è importante perché c'è una profonda differenza da come funziona il Bitcoin e come funzionano invece le monete tradizionali. Voi sapete che nel caso delle monete tradizionali la quantità totale non è affatto fissa, anzi viene continuamente gestita dalle banche centrali che continuano ad aumentare la massa di moneta e quindi nel tempo generano inflazione. L'inflazione vuol dire che la moneta nel tempo perde valore Certo, e sì. l'obiettivo della banca centrale è fargli perdere il 2% di valore all'anno. Nel caso del Bitcoin questo fenomeno non c'è, quindi Bitcoin in realtà ha un'offerta predefinita e fissa e quindi se sale non c'è nessuno che ha interesse di bloccare questa salita, per cui può salire liberamente fin tanto che il mercato ritiene che debba salire. Certo, quindi questa cosa dipende anche dalla domanda. Sì, dipende soprattutto dalla domanda e infatti una delle cose fondamentali è capire come andrà la domanda in futuro di Bitcoin. E qui secondo me ci sono alcune evoluzioni che sono molto importanti da seguire. Allora, prima cosa, sta diventando sempre più facile comprare Bitcoin in tanti paesi nel mondo. Questo cosa vuol dire? Che si potranno avvicinare a questo settore sempre più persone e quindi la domanda tendenzialmente cresce. Cresce in maniera abbastanza continua con la diffusione della conoscenza del fenomeno, che adesso è ancora piuttosto limitata, però è destinata man mano ad ampliarsi. L'altro fenomeno grosso che sta avvenendo è che al settore si stanno avvicinando operatori istituzionali. Questo cosa vuol dire? Oggi ci sono privati che si comprano Bitcoin per conto loro. Domani ci saranno anche fondi, banche, assicurazioni, fondi pensione che inizieranno anche loro a comprare Bitcoin. Questo ovviamente aumenta ulteriormente la domanda e quindi farà in modo che ci sia una forte pressione sul prezzo per far salire il prezzo nel tempo. Sì, poi dato che questo, come abbiamo detto, il valore del Bitcoin dipende da domanda e offerta, prima mi hai spiegato una cosa molto interessante che è l'halving, che è un fenomeno che farà in modo che l'offerta diminuisca sempre di più. E mi hai fatto vedere anche dei grafici molto interessanti. Sì, guarda, questa è una cosa molto specifica di Bitcoin che trovi nel Bitcoin, ma non nelle altre criptovalute, e negli anni passati ha determinato l'andamento del prezzo in maniera molto diretta. Però probabilmente vale la pena di andare alla lavagna Sì, così vediamo un po' come ok. sono andate le cose. Allora, parliamo del mining e dell'halving e di come vengono creati i Bitcoin. Abbiamo detto che il Bitcoin è nato nel 2008. Nel 2008, quando il Bitcoin è nato, non esistevano Bitcoin in circolazione. Come sono stati creati i Bitcoin? Bitcoin sono stati creati dai miner. I miner sono la rete dei computer che confermano le transazioni che vengono fatte in Bitcoin. Questa attività che fanno questi computer viene remunerata e viene remunerata con la creazione di nuovi Bitcoin che prima non c'erano. Questi nuovi Bitcoin vengono assegnati ai miner che risolvono i puzzle crittografici man mano nel tempo. Quindi dicevamo, Bitcoin è nato nel 2008. Nel 2008 ovviamente il numero di Bitcoin in circolazione era zero. Cos'è avvenuto? Che per i primi 4 anni, dal 2008 al 2012, sono stati creati 50 nuovi Bitcoin ogni 10 minuti. Dopodiché, nel 2012 c'è stato il primo halving. Halving che cos'è? Il dimezzamento del rendimento del mining. Quindi, dal 2012 al 2016
i nuovi bitcoin prodotti sono stati solo 25 ogni 10 minuti. Quindi dal punto di vista grafico cosa è successo? Che l'inclinazione di questa curva è scesa leggermente. Nel 2016 c'è stato il secondo halving e quindi dal 2016 in poi, da giugno 2016 in poi, sono stati creati soltanto 12,5 bitcoin nuovi ogni 10 minuti, cioè la metà del 25 che era il rendimento del quadriennio precedente. Dal punto di vista grafico, un'altra volta, si vede che scende l'inclinazione con cui cresce il numero totale dei bitcoin che sono in circolazione. Questo processo andrà avanti così e a un certo punto la curva arriverà a un momento in cui sostanzialmente la produzione di nuovi bitcoin è praticamente irrilevante e si raggiungerà il massimo che è di 21 milioni di bitcoin intorno al 2140. Questo andamento è importante perché ha poi un riflesso diretto sui prezzi, ovvero questi 50 bitcoin nuovi che venivano prodotti in questo periodo sostanzialmente vengono generati dai miner e poi vengono venduti sul mercato e quindi fanno parte dell'offerta di bitcoin che deve essere assorbita dalla domanda. Quando il numero si dimezza, ovviamente l'offerta si dimezza, ma tendenzialmente la domanda rimane quella di prima, perché non c'entra assolutamente niente con questo andamento del mining, che è una questione puramente tecnica. E quindi tipicamente a cavallo del mining il prezzo tende a salire. Questa è una cosa che si vede anche qui molto bene dall'andamento dei prezzi. Se noi andiamo a vedere cosa è successo, noi vediamo che abbiamo una prima fase dal 2008 al 2013 più o meno, in cui il prezzo è stato tendenzialmente molto basso e poi a cavallo del 2012 ha cominciato a salire. Ha cominciato a salire e poi si è creato un primo picco intorno a 1000 dollari. Quindi sostanzialmente prima dell'halving, nel 2011, il prezzo era di circa 10 dollari. Dopo l'halving, qui nel 2012, H1, il prezzo ha cominciato a salire molto rapidamente perché è scesa l'offerta di nuovi bitcoin. Si è creato un tipico ciclo finanziario di euforia e di panico, per cui il prezzo è salito prima fino a 1000 dollari e poi è crollato. È crollato, ma non è tornato a 10 dollari come era prima dell'halving. È sceso a 200, quindi è sceso dell'80%, ma è rimasto molto superiore a quanto non fosse precedentemente. La cosa interessante è che questo stesso ciclo si è ripetuto su una scala diversa nel secondo halving del 2016. Cosa è successo nel 2016? È successo che il prezzo è partito di nuovo da 200 dollari, che era il livello minimo, e è arrivato l'halving qui nel 2016, H2. Il prezzo ha cominciato a salire poco prima dell'halving e subito dopo l'halving è partito ed è di nuovo esploso, raggiungendo un picco di circa 20.000 dollari nel dicembre del 2017, quindi circa un anno dopo il dimezzamento del 2016. Se vedete, la cosa interessante è che qui siamo passati da 200 dollari a 20.000, quindi il prezzo dal minimo al massimo si è moltiplicato per 100 ed è esattamente quello che è successo precedentemente, dove siamo andati da 10 a 1000. Dopo l'halving, però, e dopo questo picco, c'è stato di nuovo un momento di panico all'inizio del 2018 e il prezzo è andato ovviamente molto giù e molto rapidamente. La cosa interessante è che il prezzo è sceso, ma non è tornato a 200 dollari come era prima del ciclo, è rimasto a 3500 dollari. Quindi è sceso poco più dell'80% rispetto al picco, che se confrontate con l'andamento precedente è esattamente la stessa cifra di prima. Qui siamo scesi dell'80% da 1000 a 200, qui da 20.000 a 3.500. Bene, perché questo è importante? Beh, è importante perché nel 2020 abbiamo un altro halving, il prossimo sostanzialmente. Il prossimo halving avverrà a giugno del 2020, da maggio-giugno, manca poco meno di un anno e se dovesse ripetersi quello che è capitato nei precedenti cicli, cosa ci possiamo aspettare? Beh, ci possiamo aspettare che da adesso fino al momento dell'halving il prezzo cominci a salire gradualmente, ma anche in maniera significativa. Nel caso precedente si è più o meno raddoppiato nell'ultimo anno prima del dimezzamento della produzione. Quindi qui quello che ci possiamo aspettare, visto che adesso siamo già risaliti un po' e siamo intorno ai 10.000, ci possiamo aspettare da qui al
maggio-giugno del 2020 un raddoppio, diciamo, quindi raggiungere i 20.000, mentre dopo l'halving è probabile che si ripeta il fenomeno capitato le volte precedenti, che ovvero con la drastica riduzione dell'offerta che avviene da un momento all'altro, la domanda spinga i prezzi a salire in maniera molto decisa. Se dovesse ricapitare quello che è capitato la volta scorsa, mantenendo le stesse proporzioni, si potrebbe arrivare a prezzi intorno ai $350.000, quindi su prezzi abbastanza incredibili dal punto di vista nostro di oggi, come era incredibile che da $10 si potesse arrivare a 1.000, ma come era anche incredibile che da 200 si potesse arrivare a 20.000. No? La cosa interessante di questo mercato è che è un mercato completamente nuovo, che funziona con degli schemi diversi dagli altri e quindi ci si può aspettare delle cose diverse rispetto a quelle che abbiamo visto sui mercati finanziari tradizionali. Tra l'altro, poi se andiamo a vedere, allora, questo è un fenomeno tecnico perché dipende da come funziona l'algoritmo di Bitcoin. Dietro però questo fenomeno puramente tecnico ci sono alcuni altri fattori che secondo me sono molto interessanti. Ad esempio, allora, al di là del primo picco a 1.000 che si è verificato perché il fenomeno era completamente nuovo e si è capito che la cosa funzionava, ma secondo me è molto interessante quello che ha fatto partire il secondo picco. Qui c'è stato un fenomeno nuovo, ed è stato il fatto che venture capitalist americani hanno cominciato a investire sul settore. Hanno investito circa 2 miliardi di dollari su aziende che hanno creato servizi per rendere molto semplice l'utilizzo del Bitcoin, almeno più semplici rispetto a come era prima. L'effetto cos'è stato? Che mentre qui, tra il 2008 e il 2013-14, soltanto i programmatori erano in grado effettivamente di comprare Bitcoin e utilizzarli con un minimo di tranquillità, dal 2015 in poi il mercato è diventato accessibile sostanzialmente a tutti, no? A tutti quelli che sono in grado di muoversi bene su internet, e quindi si è allargato moltissimo. Essendosi allargato moltissimo è aumentata la domanda, con un'offerta in discesa ovviamente questo ha prodotto quell'effetto sul prezzo che si vede qui, no? Perché è interessante questo? Perché un ulteriore ciclo di aumento della domanda ce lo possiamo aspettare anche nei prossimi 1-2 anni. Da cosa dipende questa volta? Questa volta dipende dal fatto che le banche e i fondi hanno scoperto Bitcoin. L'hanno scoperto perché è un asset dal punto di vista di investimento molto particolare, no? È uno delle pochi strumenti finanziari che può moltiplicare valore per 100 nel giro di poco tempo, no? Quindi è una cosa interessante perché tu metti l'1% del patrimonio che gestisci in Bitcoin e con quell'1% lì ti può raddoppiare tutto il patrimonio se ricapita un fenomeno come è capitato nel 2013-2017, no? Quindi ci sono tante banche che l'hanno scoperto e probabilmente cominceranno anche loro a comprare Bitcoin e a metterlo in portafoglio. Se questo avviene, è chiaro che qua, nei prossimi anni, ci possiamo aspettare un altro forte aumento di domanda che, accoppiato al halving, può effettivamente portare il prezzo a livelli che oggi ci possono sembrare ancora fantascientifici, però secondo me sono decisamente raggiungibili. Arrivati alla fine, ringrazio tantissimo Christian per tutte le informazioni utili che mi ha dato. Poi, se siete interessati ad acquistare in modo conveniente e sicuro dei Bitcoin, vi consiglio di andare a vedere Conio, vi lascio qui sotto un link in descrizione, la startup che ha fondato Christian. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Poi, se non volete perdervi nessun altro mio video, iscrivetevi al mio canale e soprattutto ditemi cosa ne pensate di questo video e di come andranno i Bitcoin in futuro. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima avventura.